E benvenuti su Col Cavolo. Io sono Nicole e oggi vi propongo tre ricette per una colazione speciale con la zucca. Direi di iniziare subito perché qui il tempo stringe, quindi bando alle ciance, vediamo subito come si prepara la prima ricetta, ovvero i pancakes alla zucca. Iniziamo! Per i pancakes ci serviranno 100 g di zucca cotta, 80 ml di latte vegetale, 70 g di farina di riso, un uovo ed eventualmente un cucchiaio di zucchero di canna. Iniziamo mettendo in una ciotola la zucca e schiacciandola con una forchetta, quindi la uniamo al latte e mescoliamo bene. Uniamo anche l'uovo e sbattiamo il tutto con una forchetta, quindi aggiungiamo la farina e mescoliamo benissimo per ottenere un composto omogeneo. Scaldiamo una padella antiaderente, eventualmente mettiamo un pochino di burro o di olio. Quindi aggiungiamo cucchiaiate l'impasto dei nostri pancakes e li lasciamo cuocere un minuto. Li giriamo utilizzando la spatola e li facciamo cuocere un altro minuto finché saranno ben dorati. Quindi procediamo nello stesso modo fino a terminare l'impasto e voilà! La seconda ricetta che vi propongo invece è l'overnight oatmeal alla zucca, che non è altro che la versione fredda e senza cottura del porridge. Infatti vi basterà lasciare il composto in frigorifero una notte per avere la colazione pronta la mattina successiva. Ma bando alle ciance, vediamo come si fa! Per l'overnight oatmeal ci serviranno 50 g di zucca, 30 g di avena, 150 g di latte vegetale e un cucchiaino di sciroppo d'acero. Schiacciamo bene la zucca con una forchetta fino a ridurla in purea. Quindi prendiamo un barattolo di vetro abbastanza capiente, mettiamo la purea di zucca, il latte vegetale e mescoliamo bene per uniformare il tutto. Uniamo anche il nostro sciroppo d'acero, mescoliamo e per ultima aggiungiamo l'avena. Mescoliamo bene il tutto con una forchetta o chiudendo il barattolo e shakerandolo. Quindi lasciamo riposare il tutto una notte in frigo e voilà! La terza ricetta che vi propongo invece è una torta dolce alla zucca perfetta da guarnire come ho fatto io con le gocce di cioccolato e della frutta secca in superficie. Questa torta non ha bisogno di altre presentazioni, quindi vediamo come si prepara. Per la torta avremo bisogno di 250 g di zucca, 220 g di farina integrale, 80 g di zucchero di canna, 2 uova, un cucchiaino di lievito, 80 g di burro, io ho utilizzato il ghee con olio di cocco e per guarnire 40 g di gocce di cioccolato e una manciata di frutta secca, io le noci. Accendiamo il forno a 180 gradi e in un robot da cucina intanto mettiamo tutti gli ingredienti tranne il cioccolato e la frutta secca. Chiudiamo il nostro robot da cucina e frulliamo bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Quindi lo versiamo in una tortiera da circa 18 cm foderata con carta da forno. Schiacciamo tutto bene con le mani per ottenere una superficie piuttosto uniforme sulla quale andremo a mettere le nostre gocce di cioccolato e la frutta secca. Inforniamo tutto a 180 gradi per 40 minuti e questa è la nostra torta una volta sfornata e raffreddata. Per tutte e tre le ricette io ho utilizzato della zucca cotta semplicemente al vapore. Io prendo la zucca, tolgo la buccia, i semi, la taglio a fette e a cubetti circa della stessa dimensione, quindi la metto nel cestello della pentola a pressione, la faccio cuocere insieme a un bicchiere di acqua per circa 3 minuti da quando fischia la pentola a pressione. In questo modo avremo una zucca cotta alla perfezione, senza che risulti troppo dura, ma neanche troppo morbida, quasi diventare un purè. La zucca che ho utilizzato io era abbastanza grossa, ne ho utilizzata metà e ho fatto tutte e tre le ricette e mi è avanzato un piatto fondo pieno di zucca cubetti al vapore. In questo caso vi basta circa un quarto di zucca, ma se trovate una zucca piccola utilizzatela pure tutta. Qualora dovesse avanzarvi, io vi suggerisco di ripassarla in padella con un filo di olio e magari del rosmarino tritato. In questo modo avrete anche la cena o il pranzo, o magari potrete infilarla nella vostra sciscia da portare fuori casa. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video.
Fatemi sapere qui sotto quale di queste tre ricette vi è piaciuta di più e se le rifarete, ma se avete domande ricordatevi comunque di scrivermele qua sotto e io vi risponderò con molto piacere. Se rifate una delle mie ricette, non dimenticatevi di pubblicarle sui social e taggarmi, vi lascio tutte le informazioni qua sotto. Io ora vi ringrazio per essere arrivati fin qui e noi ci vediamo nel prossimo video.